Sono io che ringrazio te, Presidente. Non volevo interrompere le vacanze però del Presidente, ero in zona e quindi, siccome ho visitato tanti centri in tante città italiane, ci tenevo a rendere omaggio anche a uno dei centri che mi aveva raccontato essere di eccellenza in Calabria e non solo in Calabria, e quindi fra un incontro, fra una discussione sugli incendi che sono ancora, ahimè, troppo numerosi, un incontro con i sindaci, un incontro con gli agricoltori, i pescatori, ci tenevo a passare per ringraziare e testimoniare il nostro impegno, lo diceva il Presidente, che nasce negli anni, non nasce nei giorni scorsi. Ne abbiamo fatte tante di battaglie insieme, qualcuna l'abbiamo vinta, qualcuna l'abbiamo persa, però avere adesso un ministro per le persone disabili che riesca a riunire in un solo ministero tutte le competenze, riesca a dare delle risposte, l'abbiamo visto sulla lingua italiana dei segni per i non udenti, stiamo lavorando sul tema decontribuzione e sconto fiscale per i cani guida per ciechi, stiamo lavorando al tema abbattimento delle barriere architettoniche. Abbiamo visitato con Nino qua, sempre qua in Calabria, un centro di mamme che hanno dei bimbi autistici, che è un altro tema crescente presente in migliaia di famiglie, e quindi vi ringrazio perché in questo caldo, uno dei giorni più caldi, questo stracaldo pomeriggio di agosto, ci tenevo a vedere qualcosa di bello, che, lo diceva il Presidente, mi piacerebbe fosse un punto di riferimento per tutta la Calabria e non solo, perché a volte di Calabria si parla quando c'è da parlare dei problemi, delle difficoltà e di qualcosa che non va, però io ci tengo anche a testimoniare tutto quello che di bello c'è, e quindi ringrazio il Presidente, animatori, volontari, soci che danno vita a questa splendida esperienza, e il fatto che mi abbiate poi aperto le porte in casa vostra per me è motivo di orgoglio e motivo di onore. In bocca al lupo e buona giornata.